Professore, allora intanto è giusto che si cambino i parametri come chiedono le regioni? 21 sono troppi? C'è un'eccessiva discrezionalità nel valutare i pesi dei diversi parametri? Che ne pensa lei? Ma guardi, io non credo che si tratta di un problema di numeri, perché anche noi come Fondazione Gimbe, sia in audizione in Commissione Igiene e Sanità al Senato, sia in Commissione Affari Sociali alla Camera, abbiamo rilevato alcune criticità di questo sistema di monitoraggio, che oggi, soprattutto dopo il DPCM del 3 novembre, affida un peso eccessivo a quello che è l'indice RT, perché di fatto il colore che viene assegnato alle regioni dipende per il 50% da quello che è il cosiddetto scenario, e questo scenario dipende esclusivamente dall'indice RT, e poi dipende da quello che è il livello di rischio che è assegnato dalla combinazione dei 21 indicatori, tra cui ci sta anche l'indice RT. Quindi complessivamente questo sistema, che è stato costruito in una fase di discesa della curva epidemiologica, ricordo che 21 indicatori fanno parte di un decreto del Ministero della Salute del 30 aprile, in una fase di ascesa esponenziale della curva epidemiologica probabilmente non permette in maniera tempestiva di identificare una serie, diciamo, di criticità, e quindi avevo utilizzato anche qualche settimana fa la metafora che è un sistema che guarda molto bene con lo specchietto retrovisore, ma non con il cannocchiale, restituendoci una fotografia che è spesso ingiallita proporzionalmente a quello che è l'incremento della curva epidemiologica. Quindi un ragionamento su una semplificazione e dall'altro sulla scelta di indicatori più tempestivi può essere ragionevole, ma è ragionevole che questo possa essere fatto dopo il 3 dicembre, quando, diciamo, scade con il DPCM pubblicato esattamente un mese prima. Il dato, quello a cui si dà molta importanza, quello della percentuale dei positivi su tampone, che è sceso dal 16%, aveva toccato anche il 17% se non ricordo male, è sceso al 14%, quello invece è effettivamente un segno della curva arrivata in una fase discendente? Allora, quello che noi ieri abbiamo pubblicato rispetto al rapporto settimanale è anche un tentativo di chiarire questi termini di rallentamento, raffreddamento, frenata, che hanno un po' coinvolto anche la comunicazione istituzionale nel corso dell'ultima settimana, 10 giorni, perché noi dobbiamo distinguere quello che è la differenza tra l'incremento percentuale dei casi e il loro aumento in termini assoluti. Qual è il concetto fondamentale? Che nell'ultima settimana noi abbiamo registrato una riduzione dell'incremento percentuale dei nuovi casi, quindi i casi sono cresciuti meno velocemente, ma in termini assoluti sono aumentati di più, perché noi abbiamo avuto 242.000 casi nell'ultima settimana rispetto ai 235.000 della settimana prima. Ecco, se mi si permette di fare un paragone di tipo automobilistico, noi di fatto il contagio è un po' come una macchina che, dopo aver accelerato la corsa per settimane, e questa corsa noi la fotografiamo con l'incremento percentuale dei casi, ma anche con il rapporto positivi tamponi, o meglio ancora positivi su casi testati, ora viaggia sempre a una velocità che è molto elevata ma costante, cioè il numero dei casi settimanali al momento non ha iniziato la fase discendente, così come non l'hanno iniziata i pazienti ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva, che come sappiamo superano entrambi quelle che sono le soglie di saturazione, e meno che mai i decessi, che sappiamo che è l'ultimo dei parametri che inizia a scendere, decessi che al momento hanno ancora un'ascesa di tipo esponenziale. Purtroppo sì. Allora vado da Falcomatà, dal sindaco Falcomatà, perché ieri è stata anche la giornata, forse la regia può... Volevo tornare da professor Cartabellotta, però, perché anche qui vorrei mostrarle il titolo del Tempo, che ha scelto di dare il massimo risalto a una dichiarazione del virologo Andrea Crisanti, di Padova. Non farò il vaccino perché, dice, senza dati certi, niente dosi, non accetto queste scorciatoie, ne ho diritto come cittadino, e tutto, mette in dubbio, diciamo, la sicurezza dei vaccini a causa della rapidità che c'è stata, in effetti superiore ai tempi passati, ma insomma anche perché c'è stato uno sforzo veramente incredibile, sia di investimenti scientifici, proprio di accademici e industriali. Le chiedo che ne pensa di questa posizione, se ne intravede anche qualche pericolo però in affermazioni così.
Ma guardi, non entro nel merito dell'affermazione individuale del professor Crisante, ma mi limito, diciamo, a sottolineare quelli che sono i dati a nostra disposizione. Noi oggi abbiamo diversi vaccini che, come sappiamo, vengono sviluppati da diverse multinazionali, ma ancora nessuno di questi è stato approvato da autorità regolatorie, quindi questo è un primo punto di partenza. E tra l'altro va anche detto che soltanto quello della Pfizer ha completato gli studi di fase 3, ma i dati non sono disponibili alla comunità scientifica internazionale. Quindi anche le ipotesi sulla modalità con le quali dovrebbe essere somministrato questo vaccino, si parla per esempio prima degli anziani fragili, prima devono essere confermate dal fatto che in questi studi sono stati arruolati anziani, cosa che da diciamo, voci che circolano negli ambienti scientifici sembrerebbe di no. Poi l'EMA, l'Agenzia Europea per i Farmaci, ha tre giorni fa rilasciato un comunicato dicendo che nonostante il processo di fast approval, cosa significa tecnicamente, che per le esigenze dettate dalla pandemia di dover approvare diciamo, in tempi rapidi un vaccino, accelera quelli che sono i processi di approvazione. Questo però l'EMA ha tenuto a sottolineare che nessun vaccino entrerà sul mercato se non ci sono quelle che sono le prove di efficacia e le ragionevoli prove di sicurezza, anche perché non dobbiamo dimenticare che la sicurezza in generale dipende dal numero di persone che vengono esposte a qualunque farmaco o qualunque vaccino, quindi non è possibile che un'autorità regolatoria possa autorizzare un vaccino a rischio zero, perché questo di fatto non esiste diciamo, in quella che è il concetto di farmacoepidemiologia, che risponde a una regola diciamo, molto precisa che è quella dell'1 a 3. Per osservare un effetto avverso bisogna trattare tre volte quello che è la sua prevalenza. Cosa significa? Che se un effetto avverso ha una probabilità di 1 su 1 milione, se io non tratto con quel farmaco, in questo caso con il vaccino, 3 milioni di persone, non riesco a vederlo. Quindi noi dobbiamo confidare che i ricercatori completino presto quelle che sono le sperimentazioni cliniche, che i dati vengano messi a disposizione anche degli altri ricercatori per le analisi e le valutazioni e che le autorità regolatorie completino quello che è il processo di approval, che ovviamente in questo caso sarà fast, quindi sarà veloce, però come lei ci ha detto queste autorità hanno garantito che saranno fatti tutti i passaggi, però quindi diciamo non sarà iniziata la vaccinazione senza l'approvazione delle agenzie. Anche se fast, diciamo, anche se l'approvazione sarà. Il fast approval è una tecnica che le autorità regolatorie utilizzano prevedono. In situazioni di emergenza, la prevedono, però questo voglio dire non esclude che debbano essere garantiti tutti gli standard di efficacia e di sicurezza. Ma ripeto, noi al momento abbiamo solo dichiarazioni di amministratori delegati. Certo. Dal ricercatore preferirei vedere i dati con quelli che sono poi i risultati delle valutazioni da parte delle autorità. È giusto mettersi avanti, però coltivare la speranza, ma fare una programmazione che deve tenere conto anche dei tempi della scienza, che seppur rapidi, voglio dire, non possono essere immediati. Certo, allora grazie al professor Cartabellò.